Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo. Le imprese italiane, chi più chi meno, sono state sicuramente tutte colpite dal lockdown imposto a seguito della pandemia del Covid-19. Le imprese hanno chiesto, ma continuano ancora a gran voce a chiedere aiuti per ripartire. Da una parte si chiedono aiuti in termini di liquidità e di ammortizzatori sociali e dall'altra aiuti concreti per far decollare nuovamente le attività. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone, proprio per parlare di imprese, di sviluppo e di economia, il presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice. Buongiorno Rotice. Buongiorno a lei, buongiorno a voi tutti. Rotice, uno dei grandi problemi immediati delle imprese a causa dell'emergenza Covid-19 è sicuramente la mancanza di liquidità. I fatturati hanno avuto tutti una drastica contrazione e siamo veramente davanti oggi a mercati molto difficili. Con queste premesse, il dopo coronavirus sembra essere veramente duro per gli imprenditori. Quale valutazione riesce a darvi circa le misure messe in campo dal governo per garantire liquidità alle imprese e sulla risposta che hanno dato le banche alle richieste in tal senso giunte dalle imprese? Naturalmente, i provvedimenti del governo sono andati nella direzione quello di sostegno alla liquidità e su questo abbiamo anche apprezzato. Secondo me c'è stato un problema iniziale su quelli che erano le formule, o meglio i rapporti tra le misure del governo e l'operare delle banche, cioè con quale attività le banche dovevano operare. Io penso che adesso ci sia stato fatto un grande chiarimento sulle modalità tecniche con le quali devono essere erogati questi finanziamenti e le banche stanno iniziando a erogare. Abbiamo visto un'attività intensa su quelli che sono i finanziamenti di piccolo importo di 25.000 euro. Adesso in realtà ci aspettiamo su quelle che sono le misure di sostegno più importanti un'attività con un'accelerazione maggiore, perché in realtà l'ha detto lei prima, lo sappiamo tutti, alle aziende serve liquidità immediata. Su questo stiamo aspettando ancora con interesse ma fiducioso che arrivino i primi provvedimenti, ma in realtà il rapporto azioni del governo con ciò che a cascata arriva sul territorio pian piano sta avvenendo. In realtà io poi a questo aggiungo un altro tema, che è vero sì la liquidità, ma dobbiamo rimettere le aziende a produrre, se no poi diventa una liquidità per indebitamento che difficilmente potrà essere restituita. E su questo devo dire che alcune misure di sostegno dove vanno con un finanziamento a fondo perduto sono veramente utili per il sistema. Quindi ci aspettiamo nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, un'attività bancaria di azioni di quelle che sono state le attività tecniche del governo più forte per far sì che le aziende rimettano in moto con la liquidità, ma soprattutto liquidità legata alla produttività. Questo sì. Presidente, lei pensa che i ritardi delle banche nell'erogazione, io poco tempo fa ho intervistato la Carla Ruocco, che è la Presidente della Commissione Banche ovviamente in Parlamento, e nel momento in cui l'ho intervistata c'era una situazione molto critica, perché questo è successo un paio di settimane fa e soltanto metà delle richieste fino ai 25.000 euro erano state erogate dalle banche e soltanto una su quattro delle richieste fino a 800.000 euro. Lei pensa che questi ritardi dei tempi di erogazione da parte delle banche siano riconducibili al fatto che gli istituti di credito chiedevano con gran forza di avere lo scudo penale per proteggere i dirigenti delle banche, i direttori delle banche, dall'essere eventualmente chiamati in causa per bancarotta delle imprese laddove non fossero state in grado di rispondere? Certamente è così. Infatti, quando prima mi riferivo che dovevano essere scritte chiaramente le regole tra le misure del governo e le azioni delle banche, mi riferivo a questo, perché effettivamente in un'azione così forte di liquidità immediata la responsabilità cadeva sul sistema delle banche. Allora, le banche, diciamoci la verità, hanno fatto un po' quelli che sono i processi della valutazione aziendale e quindi questo ha richiesto del tempo. Per cui è vero sì che c'è una forte iniziativa a sostegno garantita dallo Stato, ma a questa garanzia dello Stato
naturalmente siamo ritornati ai modelli di valutare le aziende per le responsabilità di chi faceva la valutazione. Per cui questo tema che lei ha posto certamente è il vero problema ed è stato il vero problema di questa lentezza iniziale dell'erogazione. Io sono convinto che una volta, diciamo, messo in circolo tutto quel sistema di burocrazia annullata, perché noi chiediamo in questo modo anche nel sistema delle banche di essere più veloci nella realizzazione di questi investimenti, è logico che una volta superata questa fase iniziale noi ci aspettiamo un intervento forte. Adesso i dati che lei ha dato sono dati che abbiamo anche noi, magari qualche punto percentuale in su, qualche punto percentuale in meno, considerato, diciamo, la caratteristica territoriale, che anche nei momenti normali comprendete che il sistema rapporto banca-impresa in un territorio come il nostro è diverso da un sistema banca-impresa in un territorio del nord. Allora, pensiamo noi che quell'aspetto fisiologico che stava nel tempo resti, però ci aspettiamo pure che dietro una grande iniziativa del governo di sostegno con diciamo garanzie, le banche siano più sicure. Adesso la responsabilità che lei prima diceva è un dato concreto, un dato vero. Spero in questo momento che questo problema sia stato superato ampiamente, perché ci sono garanzie da tutti i punti di vista. Ci auguriamo in un futuro prossimo, quale quello, ripeto, dei prossimi giorni, che le condizioni variano, anche perché alcune attività, tipo gli ammortizzatori sociali, tipo la cassa integrazione, tipo qualche altro aiuto di sostegno alle aziende, finiranno e a questo punto dovremo capire come rimetterci in moto, e se non hai la liquidità giusta non c'è niente da fare. In realtà le dico pure, e questo magari non emerge, che il sistema poi alla base, quindi rapporto anche imprese, fornitori, imprese e lavoratori, deve in qualche maniera darsi un sostegno, perché forse nel momento di maggior sostegno, dove la liquidità è un po' meno, forse anche tra i fornitori e le imprese, tra le varie imprese, diciamo, si dovrebbe fare un patto di garanzia, di sostegno, di avere delle condizioni di offerta, delle condizioni di forniture migliori rispetto al passato. Forse bisogna agire anche su questo tema, perché dal mercato vedo che c'è una tendenza al contrario, cioè sembra che tutti hanno paura di questo sistema che non paga e tutti vogliono subito e presto, e questo non va bene. Cioè, alla fine questo fenomeno forse va ad annullare il fenomeno precedente di sostegno alle aziende. Ecco, io dico, un'altra azione che si potrebbe fare in questo senso è quello proprio di iniezioni di fiducia al sistema, iniezioni di fiducia dicendo: guardate che il sistema nei prossimi mesi non andrà in default, perché il fatto di dire che nei prossimi mesi forse ci sarà un'azione di ripresa dell'emergenza sanitaria, forse porta tutti in una situazione di un futuro incerto. Il futuro incerto, è chiaro. Lei sa benissimo che crea incertezza in tutti. Questo è vero. Rotice, le misure restrittive conseguenti all'epidemia coronavirus, lo sappiamo tutti, ormai si sono finalmente allentate e le imprese hanno iniziato a riorganizzarsi per tornare ad essere produttive, come giustamente diceva lei, pur con qualche diffidenza circa il futuro per quello che ci raccontano. Riorganizzazione che diventa quanto mai necessaria per farsi trovare pronti a competere su mercati sia interni che internazionali, per affrontare i quali le imprese devono programmare e pianificare per tempo tutte le proprie attività. Le chiedo, l'epidemia Covid-19 ha colpito tutto il mondo causando gravi conseguenze economiche in ogni paese, non c'è nessun paese che sia stato salvato da questa crisi economica conseguente alla pandemia Covid. Le chiedo, come saranno i mercati internazionali che usciranno da questa pandemia? Secondo me saranno dei mercati dove chiederanno una grande innovazione dell'impresa. È un mercato dove il sistema dell'impresa si dovrà porre in un modello diverso di quello precedente, perché naturalmente sono mercati che chiederanno altre, diciamo, altri settori strategici rispetto a quelli tradizionali, per cui noi ci aspettiamo il mercato del turismo, dell'agroalimentare, il mercato dell'energia chiederanno un salto di qualità e una tipologia di impresa diversa.
Naturalmente cambierà il rapporto di quella che è domanda e offerta, della serie che fino ad oggi noi eravamo abituati a un modello, diciamo, strutturato che veniva da lontano, perché era un modello che ha superato la crisi finanziaria del 2008-2015, un modello che ha superato, iniziava a vedere dei momenti di positività intorno al 2015. In realtà sono dei modelli che adesso cambiano, perché dovremo avere presente che dovremmo essere pronti a affrontare questi mercati dove di colpo può succedere un lockdown. Un lockdown vuol dire che i fenomeni produttivi, specialmente con l'estero, si fermano perché l'estero non accetta più il nostro prodotto. Allora a questo punto dovremmo garantire come aziende che in questo caso ci sia sempre una continuità aziendale, per cui penso saranno imprese innovative, con processi innovativi, ma soprattutto una cultura d'impresa dove il rapporto tra la produzione e la forza lavoro deve essere un rapporto che in caso di emergenza in questa maniera possa garantire sempre la produttività. In termini specifici, molti contratti con l'estero oppure molti mercati dell'estero si sono chiusi perché poi le aziende non sono state capaci di produrre. Ecco, io dico che dovremmo oggi tutti assieme, compreso il governo, studiare un sistema di regole che in un caso, noi speriamo e non ce l'auguriamo più, futuro di lockdown, studiate oggi, possono essere regole adottate nei processi produttivi per non impedire la produzione. Questo cosa fa? Questo naturalmente mette le aziende in una condizione di avere, diciamo, dei costi strutturati di azienda maggiori, però oggi bisogna investire in questo, per cui bisogna investire in un processo innovativo che ti garantisca questo per il futuro. È un processo complesso, perché è un processo che va messo in condizioni oggi dove in realtà, diciamo, le imprese sono concentrate su come produrre, non come riorganizzarsi, ma in realtà va fatto tutti assieme. Quindi io consiglierei al sistema delle imprese, noi insieme agli atti del governo e insieme a tutti quanti, di studiare oggi quel sistema di regole per non trovarci impreparati domani, anche, ripeto, come proprio processo produttivo. A questo punto poi, se il mercato estero o le condizioni impediscono di fare le proprie attività, in realtà non siamo noi che poi abbiamo la responsabilità di un prodotto non consegnato oppure di un processo non completato. Molto bene, torniamo al nostro paese, torniamo all'Italia. Rodice, lei, l'abbiamo detto in premessa, è il presidente di Confindustria Foggia. Il territorio di Capitanata viene anche chiamato il nord-est del Mezzogiorno. E nel fare impresa nel foggiano però ci si scontra con alcune difficoltà che sono palesi a tutti, quali ad esempio la sicurezza. Sappiamo purtroppo, ecco, i media ci bombardano di queste scene impensabili per un paese come l'Italia, e anche il rapporto difficile, ma lo diceva anche lei prima, con il sistema bancario. Di contro però ci sono anche delle eccellenze, dobbiamo raccontarlo, perché spesso si raccontano soltanto i fatti negativi di un territorio, ma non quelli positivi. Ci sono eccellenze nel territorio di Capitanata in diversi settori produttivi e manifatturieri, penso all'agroalimentare, alla pideo, al metalmeccanico, alla logistica. Punte di eccellenza ci sono anche nella sanità e nel settore delle energie rinnovabili, così come in tanti altri comparti. Le chiedo, Rotice, quali risposte di ripresa lei si aspetta dal suo territorio e quali scenari futuri vede per chi fa impresa al sud e in particolare nel territorio che lei presiede come presidente di Confindustria Foggia? Beh, in realtà l'accennato lei prima, noi abbiamo un grande problema, quello della sicurezza, che stiamo cercando di affrontarlo in un rapporto stretto con l'organo di Stato. Devo dire che lo Stato ci sta in qualche maniera assieme e sta garantendo la sua presenza. Per cui dopo questo, diciamo, questo è uno scatto culturale del territorio, perché poi non possiamo dare sempre la colpa agli altri, ma molte volte le colpe le dobbiamo distribuire anche tra di noi. Per cui se non si mette in atto quel processo culturale di comprendere che la strada giusta è quella della legalità, è logico che diventa difficile tutto. Quindi su questo ci stiamo lavorando. Naturalmente non è semplice, però come ogni processo culturale, ma ogni azione ha bisogno di tempo. In realtà io poi l'altra questione delle aziende del nostro territorio lo leggo un po' al nostro territorio, che con i suoi problemi ma anche le sue bellezze. Noi siamo un'area cerniera, un'area cerniera tra il nord del Barese, tra l'area del Beneventano, tra, diciamo, il Molise, per cui abbiamo una condizione favorevole, dove da una parte l'Adriatico, dall'altra parte il Terreno, per cui questa condizione di area cerniera ci mette proprio come
area territoriale di essere eccellenza nella logistica e nei trasporti. Pertanto comprendete tutti che, poiché logistica e trasporti sono gli elementi principali del fattore prodotto, perché non è soltanto il costo del prodotto, ma è il costo del trasporto del prodotto, allora essere, diciamo, avere quel... Infatti, avere queste condizioni favorevoli è logico che le aziende negli anni scorsi hanno investito in questo sistema. Sono state investite in grandi quantità di soldi del privato, e soprattutto il messaggio forte che è arrivato dal territorio è che oggi la soluzione per uscire è di un forte partenariato pubblico-privato. Quindi, con un'azione forte pubblico-privato, il mercato del trasporto e della logistica, qualunque esso sia, o di merce o di persone, può andare avanti. Quindi questo è un settore che può crescere. A questo dobbiamo aggiungere gli investimenti che sia il governo, sia la regione, sia tutti quanti devono fare insieme al privato. Il settore dell'agroalimentare, fortunatamente anche in questo periodo di lockdown, è riuscito ad andare avanti, però in questo settore anche l'agroalimentare, avendo delle eccellenze sul territorio, può crescere. Soprattutto noi dobbiamo capire che il nostro territorio nell'agroalimentare, oltre ai prodotti tradizionali legati al grano, al prodotto, diciamo, quelli che tutti quanti conosciamo, esiste anche un altro prodotto, quello dei vini, perché il nostro territorio è un forte produttore di vini di prodotto sfuso. Ecco, qui in realtà noi, le aziende stanno investendo, ma ci aspettiamo delle azioni governative che vadano nella direzione di mettere in condizione queste aziende di sviluppare il loro prodotto e metterlo sul mercato, perché poi come azienda noi qui raccogliamo grandissime aziende della fascia adriatica fino all'Emilia Romagna, e questo è un altro settore che può andare. Poi abbiamo il settore turismo naturalmente è un settore che è stato fortemente condizionato in quest'ultimo periodo dalla situazione dell'emergenza sanitaria, però con quelli che sono le caratteristiche sempre legate al nostro territorio, perché l'ha detto lei prima, in un territorio dove abbiamo il Gargano, abbiamo il Subappennino, abbiamo tante aree interne che sono belle, noi abbiamo questo modo, naturalmente, parlare sia di turismo, quello legato alle bellezze del territorio, ma anche un turismo che è legato a quelli che sono i fenomeni religiosi del nostro territorio. Non dimentichiamo che noi abbiamo delle mete che sono mete internazionali di turismo, e quindi il turismo può andare. Poi abbiamo le bellezze del territorio legate al vento e al sole, per cui le fonti di energia innovative possono riprendere il loro percorso. E la sanità. La sanità in questo momento ha dimostrato, la sanità privata, di aver fatto un grande passo in avanti, perché la sanità privata sta rispondendo in alcuni settori dove il pubblico non può arrivare, quello diciamo all'assistenza, quello diciamo per gli anziani, oppure quelli che sono i servizi dove non ci deve essere un impegno forte sanitario, di essere complementari al sanitario pubblico. Quindi questo può dare anche delle risposte al nostro territorio. Quindi le aziende su questo tema si sono rafforzate. Il settore delle costruzioni in realtà è un settore che è legato al fenomeno degli investimenti infrastrutturali che si fanno sul territorio, per cui quando ripartiranno con forza quelli che sono gli investimenti sul territorio legati ai vari, diciamo, ai vari finanziamenti in corso, è logico che avremo anche un settore delle costruzioni che in realtà racchiude anche aziende che hanno un know-how eccellente, può ripartire. Adesso ci aspettiamo tantissimo dalle quelle che sono sempre le misure del governo su quelli che sono l'ecosisma bonus, quindi su questo noi ci aspettiamo per far ripartire il nostro settore, ma in realtà comprendete che c'è un fermento di aziende che è pronto a ripartire perché ha investito negli anni scorsi. Noi cosa chiediamo? Ci chiediamo che le azioni del governo, sia quelle locali che quelle nazionali, siano azioni di sostegno alle attività che già sono state fatte. Soprattutto chiediamo anche, oltre a ciò che è stato fatto anche in maniera positiva su quelli che sono i decreti di liquidità, delle azioni proprio sugli strumenti che regolano le condizioni di mercato. Cioè io dico sui regolamenti, su quelli che sono le condizioni dei decreti dei lavori pubblici, su quelli che sono le condizioni per far lavorare le aziende, mi riferisco ai cosiddetti decreti della desoffrizzazione, cioè sono misure dove ci vuole soltanto un impegno politico, non ci sono soldi da mettere sul campo, perché in questo caso i soldi li mette il privato.
Giusto. Presidente, un altro tema fondamentale per lo sviluppo, lei lo diceva anche prima, è ovviamente quello delle infrastrutture. Lei ha detto anche di come Foggia sia in una posizione anche favorevole per la sua vicinanza con il Molise, con tutti gli altri territori confinanti. Le chiedo a che punto siamo con gli investimenti che erano previsti dal Patto per la Puglia e dal CIS Capitanata? Il Patto della Puglia è partito con alcuni investimenti, ma in realtà ne mancano altri da farsi, che sono in corso. Mi riferisco alla piattaforma logistica, mi riferisco al discorso treno-tram, cioè mi riferisco a quegli investimenti tipici delle attività specifiche che prima le ho elencato. Sì. Poi ci sono gli investimenti, diciamo, infrastrutture, cioè quelli per potenziare il turismo, per potenziare l'agroalimentare, perché quando si migliorano le infrastrutture si migliora tutto. Chiaro. E questi in realtà sono partite, abbiamo degli interventi fatti già sul dissesto idrogeologico, altri che se ne faranno, ma mancano anche altri interventi da farsi, perché un po' per il discorso del Covid che si sono fermati, un po' perché molte volte la burocrazia tiene progetti fermi, questi bisogna portarli avanti. Poi sono partiti finalmente in maniera forte gli investimenti del CIS. Lei sa benissimo che il CIS Capitanata, quello da 280 milioni di euro, è il primo CIS che è partito in Italia. Il CIS Capitanata è quel CIS che porterà delle risorse aggiuntive a quelli del Patto della Puglia. Sono partiti gli interventi, so di certo che sono partiti gli interventi di progettazione del CIS, quindi sicuramente a breve ci aspetteremo gli interventi proprio esecutivi delle progettazioni, per cui lì stiamo in una fase iniziale, ma è una fase che è partita. E poi da ultimo restano, diciamo, gli interventi legati alla ZES, però questo è un discorso che ci, diciamo, che ci aspettiamo in un futuro prossimo. Parliamo proprio di ZES, perché il 7 maggio del 2019 la Giunta regionale pugliese ha approvato il piano strategico della zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia Adriatico Molise. La ZES Adriatica Interregionale si articola su 5 poli e quello di Foggia comprende l'area portuale di Manfredonia, le aree demaniali dell'aeroporto, l'asse di Manfredonia Monte Sant'Angelo, l'area PIP, la D46 di Manfredonia, l'area ASI di Foggia Incoronata, l'area industriale di Cerignola e di Ascoli Satriano e di Candela. Quando avremo la piena operatività delle ZES? Beh, in realtà la ZES di Manfredonia, con il quale ho condiviso con il presidente anche Ugo Patroni Griffi dell'autorità portuale, diciamo, la progettualità, in realtà tiene in piedi un sistema che vede, come ha detto lei prima, le aree incoronate della zona ASI, quindi quell'area cerniera che le dicevo prima, legata alla portualità, che è il porto di Manfredonia. In realtà io mi sono divertito a togliere il nome di Manfredonia chiamandolo Porto della Capitanata, l'area della Capitanata, perché il sistema è un macro sistema. Cioè le aree industriali, pensa che le aree industriali del porto di Manfredonia è la zona ASI di Foggia, che sta a 40 km. Ecco, yeah. Diciamo, noi così intendiamo il sistema, perché questo è il sistema. È logico che lì ci sono degli interventi che si stanno facendo, ma altri legati alle ZES. Ma forse penso che l'elemento principale di questa ZES sia l'allargamento all'area del Molise, perché la ZES, diciamo, della Puglia e della Capitanata, per la prima volta nella storia, questo è il grande evento che è successo, conterrà anche all'interno l'area di Termoli. Sì. Quindi noi avremo una grande area con delle potenzialità su quest'area. Adesso penso che mancano gli ultimi riferimenti. Io ho parlato qualche settimana fa con l'autorità portuale, quindi con il presidente Patroni Griffi, gli ultimi interventi forse del nome del rappresentante del governo nell'organo di governo della ZES. Fatto questo, può partire. Questo cosa porterà? Lei sa benissimo che le ZES sono aree, diciamo, di vantaggio fiscale, amministrativo per le aziende. Ecco, la ZES servirà a dare una risposta immediata a quello che dicevo le prima, anche e soprattutto nella burocrazia, perché in realtà la ZES mette in piedi dei processi di snellimento. Oggi alle aziende la burocrazia, che impediscono dei procedimenti in maniera forte, snellendo con la burocrazia è logico che gli investimenti hanno una via privilegiata. E pensate bene che avere un unico organo al quale chiedere tutti i permessi per realizzare l'investimento vuol dire che abbiamo fatto un grande passo in avanti. Poi alle ZES si aggiungeranno con molto, diciamo, e questo abbiamo accolto con molto
piacere in maniera favorevole le cosiddette zone franche, le zone franche dove ci saranno anche vantaggi fiscali, quindi per le aziende che verranno a investire. Ecco perché l'individuazione delle aree ha il senso proprio compiuto di dare la possibilità a chi vorrà venire ad investire di avere uno delle aree che siano servibili sotto tutti gli aspetti, perché avere un porto che può ricevere navi con un tonnellaggio elevato vuol dire che potranno arrivare qui via nave quei prodotti che oggi non possono arrivare. Poi avere lì una condizione favorevole, quindi con meno burocrazia, più sostegno fiscale alle aziende, vuol dire che le aziende può investire serenamente su quel territorio. Allora lei comprende che poi messi assieme i tre strumenti, Patto per la Puglia, CIS e ZES, veramente abbiamo creato quel sistema virtuoso di sviluppo del territorio. Ecco, anche qui forse l'appello che va fatto in maniera forte, sul quale dobbiamo lavorare tutti assieme, è quello di far avviare più presto queste attività. Io sono certo e sono fiducioso che se non sarà prima dell'estate, immediatamente dopo l'estate, quando saranno completati tutti gli organi, allora anche lì si potrà fare veramente un passo in avanti e programmare anche gli investimenti. Perché poi lei sa benissimo che puoi chiamare le aziende ad investire sul territorio quando hai le condizioni favorevoli per farlo. Ecco, noi dobbiamo creare queste condizioni e poi chiamare le aziende a investire sul territorio. Indubbiamente, Rotice, questi strumenti messi in campo saranno veramente di grande attrattività per imprenditori che verranno a realizzare insediamenti produttivi. Penso che a questo punto diventa quanto mai importante portare avanti la battaglia che so che state facendo anche come Confindustria Foggia per la legalità, perché l'unico freno, l'unica paura è il messaggio negativo che arriva per quanto riguarda la criminalità organizzata nel territorio. Superato questo, penso che ci siano tutte le condizioni per poter essere realmente attrattivi con questi tre strumenti che sono stati messi in campo. Rotice, per un forte e duraturo sviluppo ci deve essere anche un dialogo e un confronto continuo e costante sicuramente tra mondo delle imprese e mondo delle università e della ricerca. Cosa state facendo nel territorio di Capitanata per sviluppare appunto questo continuo rapporto tra impresa e ricerca? Beh, l'ha detto lei prima, formazione e lavoro devono andare assieme. Naturalmente io rappresento anche nel consiglio di amministrazione dell'Università di Foggia, per cui diciamo un rapporto diretto. Noi diciamo sempre che la formazione deve essere fatta per creare, diciamo, quelle figure che serviranno domani mattina al mondo del lavoro nel quale l'università esiste. Cioè noi dobbiamo creare assieme all'università quel processo, e l'abbiamo fatto nei vari incontri che dovremmo fare, per dire bene, al sistema delle imprese del territorio serve questa figura formata in questa maniera. Quindi magari le figure legate al mondo dell'ingegneria dei sistemi logistiche, le figure legate al mondo di una sanità che sta crescendo, le figure legate al mondo di una formazione anche linguistica e letteraria, perché non dimentichiamo che se vogliamo fare turismo dobbiamo avere anche sul territorio non solo che si parlano più lingue in ambienti più importanti, ma anche si parla a livello di ambienti normali la doppia lingua. Quindi abbiamo una formazione del territorio che deve creare queste figure. Lo stiamo facendo, per cui i corsi di formazione che in maniera forte con il nuovo rettore Pierpaolo Limone stiamo portando avanti vanno in quella direzione. Soprattutto si sta creando anche un processo virtuoso dove il tema è cosa può fare, al di là di quelli di dare indicazioni per la formazione da parte dell'impresa, il sistema degli imprenditori per l'università. Allora magari pensare a un sistema di pubblico-privato che possa creare quelle condizioni normali per mettere sul mercato delle strutture che possono servire a ricevere gli studenti, perché gli studenti cosa vogliono? Gli studenti vogliono servizi, quindi bisogna creare alloggi per gli studenti, bisogna creare nuove strutture universitarie, e quindi su questo stiamo lavorando con il Magnifico, perché è logico che se ti vuoi candidare a progetti ambiziosi devi avere anche strutture accoglienti. Allora, perché uno studente deve venire a studiare a Foggia e non andare a studiare a Milano, non andare a studiare a Torino? Perché dobbiamo creare condizioni migliori di servizi per gli studenti. Quindi creare
un rapporto pubblico-privato dove anche in questo senso il privato, quindi la classe imprenditoriale, non solo si siede a tavolo per dire a noi servono queste future figure professionali formate in questo ambito, ma noi possiamo anche assieme, in un discorso di partenariato, mettere e trovare assieme quelle strutture che possono aumentare l'offerta formativa in termini di servizi, e questo è importante. E poi il terzo tema, la ricerca. La ricerca, perché mi riferisco a quello che è il tema iniziale, come deve essere il futuro delle imprese. Noi avremo delle imprese fortemente innovative, per cui bisogna investire nella ricerca, quindi un sistema assieme dove imprenditori e università creano quelle figure interne che possono servire sia alla soddisfazione del, diciamo, del neo laureato che possa fare una ricerca che domani vedrà un futuro. E su questo io ci credo tantissimo. Io sto portando l'ultimo esempio. Noi abbiamo qui un distretto, che è il distretto agroalimentare. È un distretto che è nato tra imprenditori e università. L'università ha formato dei ragazzi per attingere a progetti europei. Questi ragazzi oggi noi vorremmo rimetterli nel mercato dei distretti, nei nostri mercati, cioè creare questo circuito virtuoso dove domani mattina possiamo dare anche una prospettiva di lavoro ai ragazzi che studiano sul nostro territorio, perché il tema è quello. Perché un ragazzo se ne va al nord, un ragazzo resta qui. Un ragazzo resta qui se ha prospettiva di lavoro. Ecco, noi questo dobbiamo fare, perché abbiamo già il modello vincente che è stato fatto con l'ITS, che sono gli istituti, diciamo, quella formazione post-diploma che ti avvicina al mondo del lavoro. Ecco, con l'università che creiamo delle eccellenze maggiori, ma l'università deve rispondere al territorio. Noi avremo, per i finanziamenti del Patto della Puglia, per i finanziamenti del CIS, abbiamo un'industria manufatturiera che emergerà, un'industria manufatturiera che in realtà chiederà figure professionali nell'ingegneria anche industriale. Ecco, noi dovremmo, diciamo, creare quelle condizioni per far sì che domani queste aziende possano assorbire nel mercato del lavoro le figure formate sul territorio. Presidente Rodi, c'è quello che lei diceva circa l'importanza del rapporto tra università e imprese è quanto mai attuale e necessario, anche perché il ministro dell'università Manfredi, che ricordiamo che fino a 6 mesi fa era il rettore di un'altra importante università del sud, la Federico II di Napoli, ha dato dei numeri veramente allarmanti circa il drastico calo delle immatricolazioni che si prevedono per l'anno accademico prossimo, 2020-2021. Si parla di oltre il 20% delle immatricolazioni in meno, con un livello che sale fino al 32-33% però di nuovi immatricolati nelle università del Mezzogiorno. Io penso che, ecco, laddove dovesse veramente decollare lo strumento della ZES e tutti gli altri strumenti, il CIS eccetera, che avete messo in campo in territorio foggiano, possa esserci veramente l'opportunità per i giovani di continuare a credere nelle università del Mezzogiorno, perché possono dare degli sbocchi occupazionali anche immediatamente sui territori. Cosa ne pensa su questo? Ma i dati, sì, li ho sentiti anch'io l'altro giorno. Naturalmente la prima riflessione che mi viene da fare è che come il sistema delle aziende deve reinventarsi nei modi di presentarsi, anche il mondo dell'università deve reinventarsi con altri strumenti, perché in realtà oggi, diciamo, questa emergenza sanitaria ha portato un po' tutte le famiglie ad essere, diciamo, più attente sulle scelte non soltanto dei posti dove andare a studiare, ma anche del tipo di università. Penso che il dato importante sia che l'università deve continuare a pensare quale servizio e come darlo nel futuro, perché poi al studente interessa questo. Io sono convinto che avremo un momento dove lo studente tornerà a studiare vicino casa, perché per tantissimi motivi, anche per problemi economici, lo dico in maniera serena, problemi economici perché non può sostenere, le famiglie non possono sostenere più alcuni costi. Quindi da una parte ci dovrà essere l'aiuto proprio del mondo universitario alle famiglie per far sì che lo studente possa accedere a una didattica con costi minori. Sembra strano, ma il problema economico si riveste anche in questo senso. Quindi di lì anche le azioni del governo devono essere nel sostegno maggiore dell'università.
Quindi, allora mettere in condizioni lo studente di avere quegli strumenti finanziari per poter studiare. Secondo, quello di avere una didattica diversa. Non il modello della didattica scorso è un modello che va ripensato, magari la didattica deve avere la capacità di mettere a sistema quelli che sono gli strumenti informatici. Fa sì che lo studente possa anche studiare da casa, perché poi il termine, il vero momento è che il risultato dei dati che lei ha fornito dovranno leggersi a consuntivo quando veramente ripartirà l'anno scolastico, perché quando ripartirà l'anno scolastico lei sa benissimo che il primo semestre, quello prossimo, sarà un semestre fatto di una didattica a distanza. Sì. E quindi ci sarà possibilità per gli studenti di studiare. È logico che dovremo capire il risultato economico di questo meno 20%. Se il risultato economico di questo meno 20%, il risultato economico che prende il sistema economico di un territorio, allora sono d'accordo con lei, perché avremo meno studenti che si muovono e quindi più studenti che studieranno a casa, per cui non ci sarà più quell'indotto economico su un territorio portato dagli studenti. Se il risultato è un meno 20% degli iscritti, quindi in maniera proprio tecnica di meno risorse per l'università, allora ci vorrà quello strumento del governo che aiuti l'università a fornire agli studenti i mezzi necessari per ritornare a studiare, e quindi su questo tema è logico che ritorneranno di nuovo a iscriversi nelle facoltà. E poi ci dovrà essere una forte azione informativa, informare diciamo in maniera diversa rispetto al passato, informare in maniera diversa portando gli esempi di quanti studenti nel passato sono rimasti sul territorio a studiare, informare in maniera diversa su quelle che sono le opportunità che il territorio dà in uno sviluppo futuro dopo il post laurea, e soprattutto informare gli studenti che effettivamente oggi la possibilità di avere una formazione anche a distanza di eccellenza non va, diciamo, a mortificare la qualità della futura classe dirigente, perché molte volte qualcuno, diciamo, ha paura, che lo sentivo anche nei giorni scorsi, che questa formazione a distanza poi in qualche maniera condizionare quello che è, diciamo, il livello di preparazione dei nostri studenti. Ecco, noi dobbiamo essere bravi adesso a mettere su questi strumenti. È logico che sono dati, diciamo, di impatto questi, quelli iniziali, ma io sono convinto e sono fiducioso che un po' come ha fatto il mondo delle imprese, anche il mondo dell'università dovrà innovarsi nei nuovi strumenti di formazione, quindi sono convinto che poi alla fine si troverà un equilibrio per fare tutto questo. Lei tenga presente che l'Università di Foggia è quella che ha il livello di tasse più basse rispetto, diciamo, alle altre università, ma soprattutto nel mezzogiorno. Ecco, noi dovremmo fare anche uno sforzo maggiore per ampliare anche, diciamo, la platea degli studenti che possono venire a studiare. Quindi anche sul discorso delle tasse universitarie fa sì che molte famiglie possano accedere all'università, perché oggi purtroppo dobbiamo fare i conti con la crisi economica, quella non ce la dobbiamo dimenticare. La crisi economica ha portato le famiglie ad impoverirsi, e pertanto lei sa benissimo che molte volte anche un fatto culturale del sud, quando si deve togliere qualcosa per fare dei budget delle famiglie, molte volte si sacrifica la formazione universitaria. Noi dobbiamo essere bravi anche a fare quel passaggio culturale anche qui, di fare un'informazione alle famiglie che devono condurre ad investire sui propri figli, nella formazione dei figli, perché potranno avere un futuro. Oggi la sintesi è semplice: se ti sei diplomato e hai trovato un'opportunità di lavoro, prendila e non badare ad altro. In realtà noi dobbiamo dire che forse l'opportunità di lavoro, anche qualificante, potrà essere con una formazione superiore, quindi dobbiamo convincere anche le famiglie in questo momento storico che esiste anche questa possibilità. Sì, bisognerebbe anche spiegare alle famiglie che i dati riportano un più 40% anche mediamente in termini di stipendi che le persone che hanno un titolo di studio superiore di laurea hanno rispetto al diplomato. Queste ovviamente sono delle medie nazionali, ma comunque che sono molto importanti. Presidente Rotice, io la ringrazio per la sua chiara esposizione dei fatti circa lo scenario nazionale, internazionale, ma anche e soprattutto per quello che sta succedendo in Puglia e nello specifico nel territorio di Capitanata, che seguiremo con grande attenzione perché ha
veramente un potenziale di sviluppo interessante non soltanto per le imprese pugliesi, ma penso anche per altri soggetti che dall'Italia o magari speriamo anche dall'estero vogliono venire a portare insediamenti produttivi. Grazie ancora, Presidente Rotice. Grazie a lei e grazie a voi tutti. Grazie e do appuntamento a tutti per i prossimi incontri. Arrivederci.